Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Cast. Io sono Carlotta e oggi sono in compagnia di My Snow Maps, Matteo Dall'Amico. Parlami della tua startup. Abbiamo cercato di mettere assieme tutti i dati ambientali disponibili per creare un'informazione che fosse fruibile per un largo consumo. Siamo attivi nel mondo dell'acqua, ma siamo partiti dall'acqua nella forma solida, nella neve. Quindi abbiamo creato degli algoritmi che permettono di mappare quanta neve c'è nel territorio a favore di chi? A favore dell'outdoor, a favore della protezione civile e poi, quando la neve fonde, a favore di tutti i settori della filiera che beneficiano dell'acqua, l'idroelettrico, l'agricoltura. Poi la tecnologia permette anche di quantificare quello che prendere decisioni quando si tratta di situazioni critiche, siccità o troppa abbondanza, e quindi permette di migliorare la sostenibilità di ogni business. La vostra quindi startup è nata da una passione, quindi l'idea da dove è arrivata? Allora, l'idea è nata giustamente da una passione, da una mia vocazione quasi per il mondo dell'ambiente e in particolare della neve e dell'acqua. Ho fatto degli studi avanzati tramite il dottorato di ricerca che mi hanno permesso di approfondire le tematiche tecnologiche e poi mi sono immesso nel mercato come imprenditore cercando finanziamenti. Abbiamo vinto un prestigioso bando 2 anni fa tramite Edison Pulse e adesso siamo qui per una nuova avventura. E la vostra startup è basata su degli elementi molto specifici. Quindi quali sono le competenze necessarie per far parte del vostro gruppo? Da un punto di vista tecnologico è necessaria una forte competenza di quelli che sono gli strumenti di modellazione matematica, di programmazione, quindi scientifica, quindi codici di calcolo, sistemi geografici quali GIS e poi diciamo varie skills di ingegneria. Però quello che noi siamo alla ricerca sono di altre skills più nella comunicazione, nei social, nel marketing, che forse non sono proprie del nostro team iniziale, e quindi anche l'avventura con Tilt io la vedo in modo molto positivo, perché ci permette anche noi di sgrezzare un po' la nostra proposta e renderla appetibile al mercato. Quindi, se siete appassionati di neve e siete esperti di comunicazione, qui c'è lui che vi aspetta. E un'ultima domanda. Quindi, quanto è importante la community per la crescita della startup? Una parte del progetto che riguarda l'outdoor ha come focus la creazione di una community. Perché? Perché noi chiediamo agli escursionisti outdoor di fare una misura di neve. Questa misura di neve va ad integrare tutte le misure attualmente disponibili, aumentare la banca dati e migliorare l'accuratezza dell'algoritmo. Quindi per noi la community è molto importante da questo punto di vista. Abbiamo appena terminato un concorso per l'enlargement della community e anche l'engagement, cioè la proattivazione della community, premiando le persone che condividevano più dati. Questo ha avuto un grande successo, quindi condividiamo, speriamo di riproporlo l'anno prossimo. Io ti ringrazio per essere stato qui, per oggi è tutto, al prossimo video. Ciao! Grazie.